Inizia una nuova puntata di Passione Verde, cari amici telespettatori, ora vi diamo altri e nuovi suggerimenti per il vostro giardino in vista della primavera, in vista dei colori che volete ritrovare nel vostro giardino. Le offerte sono davvero tante e in questa puntata scopriremo come già molte opzioni sono seminate e sono pronte ad esplodere. Siamo alla Floricoltura Carnino, siamo a Moncalieri con Simone Carnino. Ciao Simone. Ciao Roberto. Allora, cominciamo questo viaggio perché le piante da raccontare sono tante. Sono tante, sono particolari e danno il loro meglio anche perché sono sempre verdi. Ma raccontaci tu, da dove partiamo? Oltre alle fioriture stagionali, che sono le piante che danno il loro meglio per più mesi e sono sempre fiorite, che quando uno le pianta in giardino è sicuro di avere un risultato continuativo, un bel effetto. Sono piante che le viole, per esempio, o le violette cornute, uno le pianta e ti fioriscono per più mesi a lungo, o poi tutte le fioriture primaverili. Abbiamo anche delle piante che sono le piante perenni. Queste piante perenni fioriscono in determinati periodi dell'anno. Cari telespettatori, guardate queste immagini perché stiamo vedendo in questa carrellata la levisia che è già in parte fiorita, poi le ortensie, le rose che stanno e devono ancora fiorire, il phlox, l'aubrezia, poi questa vista generale e poi, come dicevi tu, le viole cornute. Vogliamo dire due parole per ognuna di queste piante? La levisia. Sì, la levisia è una pianta perenne che ha una fioritura prolungata e fiorisce abbastanza durante tutto l'anno. A differenza di altre perenni che hanno un periodo di fioritura più ristretto, la levisia fiorisce abbastanza a lungo. È una pianta che non bisogna bagnare tanto perché è soggetta al marciume, bisogna fare attenzione a non esagerare con l'acqua perché sennò poi marcisce ed è delicata sotto quell'aspetto. Ha tutti i colori tenui, delle tinte del rosa, c'è anche un po' di bianco. E se uno la sfiorisce sta un po' di tempo senza fiori e poi dopo fa di nuovo la fioritura. Le ortensie sono dei arbusti insieme alle rose da giardino, sono arbusti da giardino e è importante avere nel giardino appunto un po' di tutto, da un bel prato curato a degli arbusti fioriti come possono essere appunto le ortensie o le rose. Adesso noi le abbiamo in coltivazione e verranno poi messe in vendita più avanti come anche queste altre piante perenni. Adesso noi le dobbiamo coltivare, loro devono crescere e stanno appunto, in questo momento sono magari in dormienza e più avanti, quando inizia ad esserci un po' di caldo, iniziano a sviluppare delle gemme, i primi germogli, le prime foglioline, i boccioli e poi svolgeranno il loro ciclo e fioriranno. Rose e ortensie possono essere tenute sia in vaso oppure piantate in piena terra e logicamente vanno curate, potate e tutti gli anni danno poi un bel risultato. Phlox è una perenne, questa è una perenne primaverile, è una pianta adatta all'utilizzo su muretti, su rocciosi, fanno la fioritura appunto nel mese di marzo, aprile, poi dipende un po' dagli anni, magari quando fa più caldo anticipano un po', quando fa freddo ritardano un po' e va bene appunto essere utilizzata dentro i rocciosi, un po' come tutte le perenni di cui abbiamo parlato prima. Sono piante che fanno la fioritura breve rispetto magari a una fioritura stagionale, perché a volte poi se fa troppo caldo perdono la fioritura un po' prima, se magari piove un po' troppo anche lì magari ogni tanto gli rovina la fioritura, però uno sa che le pianta e poi tutti gli anni in giardino sa che rifioriranno e ricresceranno. Logicamente bisogna accudirle un po', bisogna ricordarsi di togliergli l'erba, perché magari poi se uno si dimentica l'erba le soffoca, non è che uno le piante dice le dimentico lì e poi tutti gli anni ce l'ho, no, devi togliergli l'erba, devi magari certe varietà vanno un po' tagliate dopo la fioritura, certe altre no, ma bisogna anche dargli magari una concimata ogni tanto, perché un po' come noi, se non mangiamo poi dopo non cresci, così anche le piante. E
po' come esigenze idriche, queste cose, bagnarle, non è che hanno tante necessità. Una volta piantate in giardino, sono piante robuste che danno un bel risultato. Parliamo la ubrezia. Ubrezia anche appunto sempre una perenne, fa un bel cuscino, ci sono più colori, c'è il rosa, il viola, il blu, ci sono anche delle ubrezie con la foglia variegata, foglia bianca e verde, un po' striata, e anche lei fa la fioritura più o meno, il periodo di fioritura è sempre quello, ma febbraio, marzo, aprile, dipende un po' dagli anni, sono tutte più o meno come fioritura così. Dietro di te vediamo insomma un po' di queste piante che insomma saranno pronte tra un po'. Sì, qua abbiamo un po', ci sono varie varietà, c'è della saponaria che è una pianta che si usava anche tanto una volta, adesso in questo momento sono tutte piante in dormienza, sono a vederle adesso, uno vede delle foglie verdi, non vede una pianta ornamentale diciamo, no? Però poi dopo quando sono piantate in giardino invece uno è sorpreso dall'effetto che hanno. Per esempio la saponaria farà un bellissimo cuscino rosa, molto, non vedi più una foglia, vedi solo i fiori poi. E anno per anno, più passano gli anni, più crescono e più sono belle a vedersi queste piante. Il primo anno magari sono un po' piccoline, poi dopo un po' di anni, se uno le accudisce, ogni anno crescono e danno sempre più risultato. Quelle già belle da vedere sono le viole cornute. Sì, le viole cornute sono delle fioriture stagionali insieme alle viole del pensiero, e le viole cornute adesso iniziano ad essere già fiorite, sono piante che non patiscono il freddo, non patiscono il gelo e danno già un bel colore. Sì, la viola è una pianta che ci accompagna da fine dell'estate all'inizio della primavera. Senti, in tutto questo viaggio noi raccontiamo i florovivaisti piemontesi. Per noi è importante sostenere anche proprio il fatto che si compri in piemontese, si compri a cosiddetto chilometro zero comunque dei nostri florovivaisti. È importante questo. Sì, molto importante che venga comprato appunto dai florovivaisti, dai loro clienti. L'importante è che le persone comunque comprino i fiori e che siano contente, no, di questo, perché il fiore ti porta una gioia, ti porta la serenità e un aiuto per le persone. Allora, appunto, quando uno può regalare una pianta, compra una pianta, sa che è una cosa viva da accudire, ti porta una bella gioia, un bel colore in casa, aiuta. Fare giardinaggio aiuta sempre. Vicino a te, proprio perché non so se da casa l'hanno capito, adesso fa freddo, no? Anche chi ha il giardinetto se ne sta in casa e guarda il giardinetto dal balcone e dice ma sì, poi quando inizierà a far caldo ci penso. In realtà forse è questo il momento in cui pensare già
a come, insomma, dar vita a quel giardino che poi esploderà in primavera. Sì, diciamo che adesso in giardino c'è sempre da fare qualcosa. Adesso in questo periodo ci sono delle piante da potare, c'è da concimare, si può pensare in un angolo magari di mettere una perenne, nell'altro angolo di metterne un'altra, di creare una zona nuova nel giardino. Il giardino uno può sempre accudire, come anche il balcone di casa, il terrazzo. Uno durante l'anno sulle piante da fare ce n'è sempre e dà sempre comunque la soddisfazione. Questa soddisfazione noi proviamo, insomma, a raccontarvela, ma soprattutto a darvi suggerimenti giusti. Io ti ringrazio, Simone, per l'ospitalità e questo racconto, e grazie a voi per aver seguito Passione Verde.